l'opera tratta di solito temi molto forti, sanguinari, terribili, quasi inimmaginabili. Allora mi ha sempre affascinato molto anche le trame dell'opera, non soltanto la sua espressione musicale. E poi mi piace l'ambiente dell'opera, è molto interessante, è un ambiente di un mondo a parte, che non è come quello del cinema, del teatro. Vivono tutti una vita particolare, che hanno dei miti importanti, che sono sulla voce. According to the legend, opera singers are incredibly horny. You know, really? They say they make love before they go out on stage, and that way sort of relaxes their voice. Non è che la mia passione di musicale, però a me mi interessa un complesso di situazioni. Anche al mondo che vive intorno a quest'opera, di gente strana, bizzarra, piena di sogni. C'è stato un rincorrersi di tanti che volevano che facessi delle regie di opere liriche, però non l'ho mai fatta. La prima volta, che era quella di Rigoletto, era quella che forse mi sarebbe piaciuto fare, perché l'opera mi piace molto Rigoletto, così fosca. E avevo pensato di fare una messa in scena lasciando il testo esatto, senza nessun cambiamento, però un'atmosfera un po' vampiresca, con il Duca di Mantova, che è quest'uomo che seduce questa ragazzina in un'epoca non precisata del passato. All'inizio io non l'avevo detto a questi dell'opera dello stabile che io volevo fare questa messa in scena. E quando poi ero abbastanza vicino a farla, poi gliel'ho spiegato come la volevo fare e subito mi hanno detto di no, cioè erano subito terrorizzati da questa cosa. E mi hanno chiesto invece di fare una messa in scena tradizionale, io dico no, questo non lo faccio. Però, non lo so, a me se devo mettere in scena qualcosa non mi va di mettere in scena un'opera, mi sentirei troppo limitato dal palcoscenico, dai mezzi a disposizione, anche dalla difficoltà di far recitare i cantanti, che di solito sono un po' marmorei, un po' come dei pezzi di legno. Quindi per questo a me non mi ha mai più affascinato in seguito farlo. Io volevo girare la Scala di Milano, però la Scala di Milano non è possibile utilizzarla perché tutto l'anno lavora. E così ho cercato un teatro grande, anche con quell'aria molto pomposa che ha la Scala, quegli ori, quei stucchi, quelle statue. C'è questo teatro, il Teatro Regio di Parma, che dopo la Scala è il più grande per l'opera lirica. Allora sono andato a vederlo, mi è piaciuto molto e così mi sono trasferito in questo teatro per un mese e mezzo, due mesi mi pare. Che il teatro ha mille punti luminosi, è uno degli ambienti, forse l'ambiente più difficile da poter illuminare. La difficoltà è che è molto grande l'ambiente, che ha molte cavità, come tanti occhi. Io per questo film, infatti, presi il direttore di fotografia Ronnie Taylor e fu il primo lavoro che feci con lui, principalmente perché lui aveva fatto un film che era Chorus Line in America. I was doing commercials for a Milan company. They asked me to go out to Australia and where Dario was about to do a big Fiat commercial. It was a very complicated commercial, travelling down the road outside Spain, Alice Springs, and going right the way through the car and onto the road, and it was so complicated. Chroma, quando la guidi è ancora più bella. I sort of lit to a very low key each particular box and tried to keep a good mood in it. Dario Argento in Italy is a kind of institution. It's like the Ferrari or the Pope, or so everybody knows him. I knew the work of Dario. I was scared by the work of Dario and disturbed by it. Volevo una persona fredda, distaccata per il personaggio del commissario. I've seen a lot of your movies. Yes, you're really an expert in this field. I'd be very interested to know your opinion. I think it's unwise to use movies as a guide for reality, don't you, Inspector? Depends what you mean by reality. Come una specie di persona che non aveva apparentemente nessun sentimento, un po' legnoso, poco interessante, volevo.
proprio per dargli poi improvvisamente invece uno scatto, che invece lui ha una personalità molto complessa, che viene da lontano, molto inquietante e perversa. I was very happy to do it. Ho cercato di far fare questa interpretazione un po' piatta, un po' fredda, distaccata, al contrario di lei che invece è tutta agitata. Infatti le ho preso la Marsigliac, che è una spagnola piena di furore, di foga. I'd better get over there. No, please. Don't worry. Don't leave me alone. I'm afraid. Prima cosa cercavo una molto giovane. La prima interprete del Macbeth di Verdi aveva 17-18 anni, perché Verdi immaginava questa Lady Macbeth molto giovane. E quindi io, prima cosa, ho scartato le persone più di 21 anni, le attrici. Cantante ho subito deciso di no, perché cantanti di 21 anni sono impossibili. L'ho cercata in Italia e non l'ho trovata una così giovane. Poi l'ho cercata in Spagna e finalmente l'ho trovata. Ian Charleston, io l'avevo visto nel film Momenti di Gloria, no? Dove faceva una bellissima parte. Quando presi Ronnie Taylor, mi ricordai che Ronnie Taylor aveva fatto Gandhi, e dove Gandhi faceva una parte molto importante, Ian Charleston, faceva il prete, aveva un viso simpatico, profondo. Put the chain on. All right. Don't want to lose another star. Ovviamente erano passati alcuni anni da quei film, è diventato un pochino più adulto, però era lo stesso, aveva quest'aria interessante per fargli fare questo ruolo del regista semi-autobiografico, del regista horror che si mette a fare un'opera lirica. Advice to the director: go back to horror films, forget opera. Io non volevo recitare in opera, i miei rapporti con Dario si erano interrotti da circa 2 anni. Non ho mai capito perché Dario, dopo 2 anni dalla nostra rottura, abbia voluto assolutamente che io interpretassi proprio questo personaggio della gente. A volte mi sono detta che forse mi considerava la sua mascotte, visto che da Profondo Rosso in poi tutti i nostri film avevano avuto fortune. Do I share the superstitions on the Scottish play? Ma, I think the mind has a very strong power. You believe in what you believe to believe. Dario Argento forse ha tratto spunto dall'opera Macbeth, che si porta presso questa leggenda di sfortuna, di ogni volta che pare che ogni volta che sia stata messa in che l'abbiano appunto fatta ascoltare sia successo sempre qualche cosa. Forse gli è rimasta impressa questa cosa e lui ha fatto il film. What happened to Mara? She got hit by a car, or so I heard. Ah, you were listening to Brokowski's recording of Macbeth. It's the opera. Macbeth brings bad luck. Perché è una delle più belle opere di Verdi, e anche perché è un'opera molto efferata, è una delle più terribili, questa storia di re così crudeli. Anche perché il Macbeth ha una cattiva fama presso il mondo della lirica, che è un'opera che porta sfortuna. Perché nel film si parla di questa tematica, del tema che ci sono delle opere che portano sfortuna, che si sa, che tutta la gente della lirica sa. Ad esempio sono le opere che parlano delle regine inglesi. Tutto il mondo della lirica dice che portano sfortuna. E quindi il Macbeth è una di quelle che porta più sfortuna. È capitato altre volte di toccare tematiche un po' inquietanti. Mi è successo un'altra volta con il film Suspiria, dove parlavo delle streghe. Si verificarono un sacco di fenomeni molto strani durante il film, orologi che si bloccavano, ma, e non così semplici, anche più gravi. Anche abbastanza efferati, per esempio quando cadde una persona e si fece molto male. Successero moltissime cose. Questa serie di fatti così strani, di coincidenze, che io chiamo coincidenze, si sono ripetute un'altra volta quando cominciò opera. Già dalla preparazione cominciarono una serie di grandi inconvenienti. Penso che ci sia qualche cosa nel Macbeth, perché effettivamente sono accaduti molti disastri
in tante messe in scena. Durante il film è morto anche mio padre. Ma credo sia piuttosto per il fatto che Shakespeare ha voluto raccontare un vero uomo in Lady Macbeth e una vera donna in Macbeth, e nessuno ha dato questa lettura. A me piacerebbe molto vedere Lady Macbeth recitata da un uomo, una donna con capacità da transessuale, e Macbeth un uomo estremamente femminile. Credo che in questa specie di sovvertimento alchemico molto all'avanguardia per l'epoca esista un segreto che poi ha provocato tanti turbamenti e quindi tante energie che possono aver fatto accadere cose negative. So you think this opera brings bad luck, huh? Ian Charlson, of course, I mean, a lovely, lovely man. He had a road accident which put him out of action for quite a while. He broke quite a few ribs. My God, look what success has done to you. Ebbe un grave incidente, tanto che sembrava che avrei dovuto sostituirlo, anche se aveva già girato delle parti, quindi per me sarebbe stato un problema molto pesante. Avrei dovuto rigirare tutte le parti che aveva fatto lui. E quindi ero molto preoccupato, però facemmo il piano di lavorazione in modo che lui si rimettesse dalle fratture, e alcune scene l'ha fatte ancora in condizioni non ottime, poi dopo si è ripreso. I think he was driving on the wrong side of the road while he was having a bit of time off, but he did hurt himself badly. Purtroppo poi tutti sappiamo è morto di AIDS. Lui alla fine del film mi fece capire che era sieropositivo. È stato molto difficile farlo il film per me, anche pensieri un po' feroci, ho avuto molti contrasti, specialmente con l'attrice Cristina Marsigliac, che ebbi molti contrasti durante il film. Lei era molto giovane e anche capricciosa e non voleva assolutamente seguire quello che le dicevo io. Di solito mi trovo bene con le attrici, e con lei è l'unica che purtroppo non ho avuto un buon rapporto. She was not very experienced and we had a few problems with her. Un mio amico che fa giornalista mi ha detto: ma perché non cambi opera e non metti La Traviata di Verdi? Dico: perché no, perché noi stiamo parlando di questo, di un'opera che c'ha dietro una scia velenosa e scura. So, no, I don't believe in the curse on the Scottish play. Betty! Come on! Quickly, climb up here! Quickly, come on! Betty! I watch you all the time. Really? Yes. I like it when you sing. You have a beautiful voice. Thank you. I watched that person trying to kill you tonight. I can get to any apartment I want. Are you angry? No, of course not. Shh, calm. What is up with you last night? Sit still. The most difficult scene in opera for me was certainly the one where I had to tie up the leading girl, because it's very difficult to tie up somebody that moves around. So I couldn't hit her properly because, of course, she was the leading star. She had to play other scenes. But it was a problem to tie her up with all that rope, so I looked more like Inspector Clouseau trying to set up. That was quite difficult, yes. I remember that with horror. Because when you're trying to be cruel, if you become comic, it's a problem. I don't want you to look. The scene I liked the most to play maybe was the scene where I torture her after she's tied up. I didn't have a lot of directions. He just asked me if it was very kind, because he said, would you prefer to have a scar on your face or to lose your eye? Ma lei non descrive i ruoli, e tantomeno con un'attrice con cui ha fatto sei film. Il mio ruolo
era un ruolo tinca, come si dice in Italia. Tinca è un pesce di acqua dolce, dal colore verde scuro, che non si nota tanto. Le parti tinca sono quelle che anche se ce la metti tutta non emergerai mai, no? Quindi non volevo fare questa parte tinca. Tuttavia mi piaceva molto la morte di questo personaggio, di Mira, e credevo sempre a Myra in inglese, credevo sempre a Dario, ma come realizzerai? Perché era un po' difficile immaginare questo proiettile nell'occhio, questi capelli che volavano, questa testa rotta da un proiettile così. E Dario mi diceva, non lo so nemmeno io, non lo so nemmeno io. E questo mi preoccupava terribilmente, fino a che non ho saputo il giorno prima che mi avrebbero messo della vera dinamite in testa e che rischiavo la vita, che forse avrei avuto una controfigura e forse no. Siccome sono abituata, per esempio, il fenomeno muoio come uno scimmione, un vero scimmione. Oppure nel film Shock casco dalle scale, un lampadario casca addosso. Avendo delle qualità un po' atletiche, che è anche un aspetto di recitare nel cinema della paura, mi piace questo aspetto pericoloso, ma lì mi sembrava un po' troppo. La sera prima io non ho dormito tutta la notte quando ho saputo di questa cosa e ho pensato che era il modo migliore, era una specie di delitto di Brandon Lee nel film Il Corvo. Insomma, che io avrei perso la vita in questa meravigliosa morte, che era tutto un trucco fantastico per eliminarmi da parte di Dario Argento. E quindi non ho dormito tutta la notte e sono andata in stato molto estenuato la mattina dopo. Per fortuna il truccatore, il capo degli effetti speciali, Rosario Prestopino, mi disse, non avere paura, la carica è troppo forte, effettivamente rischi la vita e ti dimezzeremo la carica. Quella è stata la volta che in fondo ho avuto più paura, mi ha dato più angoscia, anche non fidandomi perfettamente delle buone intenzioni del regista, in quel caso nei miei confronti. Argento veniva come il bambino urlante dicendo e quando è pronto questa cosa, quando è pronto questa cosa, non sapevamo a 5 ore, ma era tutta una cosa che non era per tranquillizzarmi, era veramente molto pericolosa. Hanno provato a farla con la controfigura, era impossibile perché la camera era a questa altezza, io mi accucciavo per vedere dal buco e contemporaneamente mentre mi arrivava questo proiettile che era un preservativo pieno di sangue nell'occhio, partiva la carica e dovevo cadere all'indietro. Non c'era tempo nemmeno di mettere un materasso perché era girato con 2 camere, uno di qua e uno dal fondo del corridoio, quindi si vedeva il mio corpo. Insomma, io ho detto al signor Taylor, quel grandissimo direttore della fotografia, che doveva farne una buona e basta, perché anche se c'era il pelo così non mi andava di rischiare 2 volte. Yes, I remember we had a very I can't remember what the speed was we turned at, but it was a very high speed camera shot. It was, again, Dario's idea to create that sort of image, which he's a bit of a master at. Thank you.
avere un dialogo con i corvi è molto difficile. Non puoi fare come con i cani o con i cavalli. Con i corvi devi fare delle situazioni che nelle quali i corvi si infilano e fanno qualcosa che ti è utile per il film. Ogni volta il difficile era riprenderli, perché poi il teatro era molto grande. We had a wonderful chief bird. Mr. Crow was the number one bird in the picture. And his reactions, I mean, you could put a camera on him and make all sorts of get some wonderful reactions. Every time in the beautiful Parma theater, these crows were left around. We spend hours hunting the crows, going hey, peep, 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 and try to grab them all. So that took us hours and hours. Noi avevamo circa 120-140 corvi. Alla fine del film ne erano rimasti un 60. E quindi gli altri hanno volati tutti quanti dentro il teatro e non siamo riusciti a ritrovarli. Quindi penso che ancora oggi al Teatro di Parma ci siano i corvi. Il film parlava appunto della presenza di molti corvi che avrebbero dovuto recitare e fare delle cose che chiaramente un corvo vero non può fare. Non c'era il digitale all'epoca in quella genere, quindi tantissime scene erano dovute fare davvero, senza purtroppo nessun aiuto elettronico. E quindi anche gli effetti speciali che mi ha fatto Sergio Stivaletti erano molto difficili da farsi. Facevamo paragoni chiaramente con film, ad esempio Gli uccelli di Hitchcock. Spesso li facevamo anche per dire dobbiamo fare diversamente, dobbiamo cercare di fare in un altro modo. Venne subito fuori appunto che c'era bisogno di corvi meccanici che avrebbero sostituito al becco dei corvi invece veri nei casi in cui il becco feriva, colpiva. Una fra queste era appunto l'attacco all'assassino. Io dovetti realizzare per opera, un po' per varie situazioni, feci due grosse teste di corvo, molto grandi, nella quali poteva entrare la mano. Avevo pensato di fare un finale molto spettacolare, per cui di far volare tutti i corvi, e i corvi poi avrebbero smascherato loro il colpevole. Questo posto era molto pervaso dai corvi, che erano come fossero le anime dei morti. Col panico era che chiunque sarebbe preso quando vede volarsi in un teatro 120 corvi come erano. Avevo pensato anche di fare la soggettiva di questi corvi, che i corvi guardano il pubblico cercando tra le facce del pubblico chi è il colpevole. The chandelier we took down and mounted this piece of equipment which was for the camera and also for a section of birds, and so that one had a foreground wing. It swung round and round, it was all mechanically driven and lowered from above. So that actually we did stories that the bird attacks one of the members of the audience, the murderer in fact. It worked very, very well actually, because I lit it so that there were no lamps in picture. Col buco che c'è, che poi il buco da fuori del teatro, da nel plein air. E allora da questo buco, che è abbastanza largo, calare tutte le nostre apparecchiature e dall'alto fare questo movimento di voli di corvi con una serie di putrelle, di barre, lungo le quali la macchina presa comandata remote da lontano poteva muoversi lungo, facendo vari movimenti, perché naturalmente noi non potevamo essere presenti nel teatro perché la macchina vedeva a 360 gradi, quindi dovevamo tutto fare da fuori del teatro con televisori e di riferimento. Un'altra scena non facile fu quella che vedeva la soggettiva della macchina fra le gambe del corvo che attaccava l'attore. Anche qui realizzammo delle cose in scala. La parte sotto del corvo fu fatta molto grande per poter permettere alla macchina da presa, che era una grossa macchina da presa 35 mm, quindi doveva essere attaccata con tutto un dispositivo, una sorta di slitta comandata da alcuni cavi, e quindi fu realizzata per poter permettere all'obiettivo della macchina di stare fra queste gambe. Le gambe erano molto grandi, erano circa più di mezzo metro di dimensione. Take a good look. If you try to close your eyes, you'll tear them apart. So you'll just have to watch everything. Siccome c'erano in questo film molte scene
molto forti, molto efferati. E allora immaginavo che il pubblico, vedendo certe scene forti, avrebbe chiuso gli occhi. E allora dico, come si può fare? E allora mi è venuto in mente una cosa al limite dello scherzo, della battuta, che si sarebbero venduti insieme ai biglietti, bisognava vendere delle scotch, pezzettini di tape, che con degli aghetti già applicati, che si dovevano applicare qui agli occhi prima di entrare nel film. Così, quando a un certo punto c'erano scene che uno vorrebbe chiudere gli occhi, provava a chiudere, aveva la puntura degli aghi e così è andata. Invece l'ho messa nel film. È un'immagine sadomaso che quando l'hai vista non te la scordi. Prova a sbattere gli occhi in alto. Stoppa! Chiudi, riapri. Ah, li spalanca subito istantaneamente. E tieni sempre spalancati, tieni spalancati. So, dici no, no, ha detto no. Zappa, sei la condannata. Ti è cascato dai piedi, ecco, sta qui. Ai tuoi piedi. Assurdo. Bene. Quello che distingue Dario Argento dagli altri registi con cui ho lavorato, e non solo, insomma, penso anche altri, è questa grande cura che lui ha della musica. Lui capisce che la musica è molto importante nei suoi film e quindi cerca sempre di seguirla il più possibile. Ho dovuto fare una decisa spaccatura del film, per cui tutte le parti operistiche di musica classica reale le ho staccate e le avrei fatte in un certo modo. Le altre dovevano avere una musica che si sposasse bene con questa musica di Verdi o di Puccini. Il lavoro è stato molto complesso. Prima del film opera ho fatto con Dario, se non sbaglio, circa 6 film, considerando anche la produzione di Dawn of the Dead e Zombie, da Profondo Rosso, Suspiria, Tenebre, Fenomena, Demoni, un altro film prodotto da Dario Argento con la regia di Lamberto Bava. Fin dall'inizio, da Profondo Rosso, lui ci lasciò molto liberi di poter comporre ed eseguire le cose come volevamo noi. Però lui partecipa molto, nel senso che lui, quando facciamo le colonne sonore, quando faccio la colonna sonora con lui, lui gli faccio ascoltare prima i brani, poi viene in studio, vede, glieli faccio vedere con la scena e quindi si parla, si decide insieme. Così ho cercato di dividere il film in varie sezioni e ho dato ciascuna sezione l'ho data a un musicista diverso, a tre, quattro musicisti. Quello che ha fatto l'apporto maggiore di musica nel film è stato Brian Eno, che ha fatto i pezzi più lunghi e più musica. Lui mi ha composto circa, mi ricordo, 45 minuti di musica, che io poi non ho usato tutti i 45. E poi gli altri, appunto, ognuno aveva un suo pezzo di musica che era legato a una situazione di un certo tipo. Mi piaceva molto mettere questo heavy metal e quindi prendevo un pochettino di gruppi un po' qui, un po' là. In questo caso opera addirittura lui chiese che fossero dei gruppi sconosciuti a fare la colonna sonora. Io ho fatto i temi importanti come quello opera, ho fatto un altro pezzo che si chiama Kraus e i corvi e poi altri brani così, diciamo tutti i temi principali del film e poi alternati con questa musica heavy metal. In opera ho cercato di rendere il film, che già è abbastanza un thriller abbastanza violento, sono delle scene molto violente, io ho cercato il contrasto tra la violenza e invece la dolcezza dell'opera. Difatti il brano opera è un brano molto dolce, molto delicato e se tu ascolti questo brano preso da solo tutto sembra meno che di un film del terrore. I wanted you to win, to kill him. I'm exactly like her. He had a different ending, which was that I particularly I liked more, which was that she went away with the bad guy, which had a strange, amoral twist. But this way, it has a kind of moral, because the bad guy is put in prison. Il film era bello, ma non mi piaceva il finale e ancora adesso non mi piace. Penso che potesse interrompersi prima di quella passeggiata in Svizzera che non c'entrava nulla. Il distributore americano, che era l'Orion, mi chiese di tagliare tutto il finale che c'è nel film, ambientato in Svizzera,
dove c'è il ritorno del mostro, e di troncare il film nella scena del teatro e l'opera lirica. E io questo non ho accettato. Ladies and gentlemen, the great Barbara Chakar has been knocked down by a car! Get ready. In exactly 1 hour, you've got to be on stage. Barbara Chakar has had an accident. It's the opera. Macbeth brings back Mad. Different. I don't even vaguely resemble others, any of them. Il film è più, forse il più feroce che ho fatto, il più efferato. Io immaginavo che era un film senza amore, dove nessuno si ama e nessuno riesce a amarsi. E quando due provano ad amarsi non ci riescono, e perché era l'epoca, era diciamo l'86, era l'epoca in cui l'AIDS si stava spargendo e c'era una forte idea di che l'amore sarebbe finito, che tutti i rapporti sarebbero finiti, che ci stiamo avviando verso un'epoca che non sapevamo come sarebbe stata, che sarebbe stata. E così ho immaginato questo film senza amore, proprio l'avevo pensato in questo modo, dove nessuno riesce ad amare nessun altro, dove appunto senza parlarne, però questo morbo, l'AIDS ha invaso il nostro mondo. L'unico modo in cui alcuni riescono a fare l'amore nel film è farlo in modo perverso ed efferato, uccidendo altre persone. Ecco, questa era l'idea da cui ero partito per fare il film. Forse è questa idea così drammatica che mi ha creato, quando il film poi è finito, una fortissima appunto depressione. I was quite pleased with the look and the atmosphere of the film that when I later saw it. And it's a good movie, and Dario got the best out of it. Io ho visto il film una volta e basta al cinema di Anno di Roma, e so che l'unico applauso a scena aperta l'ha preso la mia morte. What kind of movie is opera? L'ultimo mio film con Dario Argento. It has a strong aesthetic quality. It's very beautiful. Very cruel. Very cruel. And it has an immoral element, which it's quite interesting. Io ricordo che fu uno fra i film per me forse più difficili, perché chiaramente è un film dove se tutto va bene non si vede l'effetto, no? Non si vede perché non si deve vedere. Quindi è un film da cui è più difficile trarre delle soddisfazioni, che comunque poi ho avuto, perché il film è chiaramente risultato ben riuscito. Io l'ho finito e non stavo bene. Ero molto. Mi veniva facilmente da piangere. E allora capii che dovevo fare qualche cosa. Allora prima sono andai a trovare i miei amici a Los Angeles, ma non cambiava questa cosa. Pensavo di aver fatto un brutto film con opera. Dopo questo piccolo intervallo che sono andato a Los Angeles a trovare dei miei amici, e poi proseguì e sono andato in India, dove sono stato un mese e mezzo. All'inizio era anche in India, mi sentivo molto scomodo, non mi trovavo bene. Il film mi continuava a ronzare in testa come una specie di moscone, mi faceva soffrire. La prima volta che racconto questa storia, perché non l'ho mai raccontata. Ormai c'è un distacco dai fatti che posso raccontarle queste cose.